I vescovi, insieme ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, ai laici, sono chiamati a diffondere la fragranza del Vangelo in Etiopia ed Eritrea e i conflitti, col loro carico di sofferenze e povertà per la popolazione inerme, impegnano la Chiesa a migliorare le condizioni di vita. Lo ha sottolineato Papa Francesco, ricevendo i vescovi di Etiopia ed Eritrea al termine della visita ad Limina. I vostri sforzi a favore degli orfani, dei giovani, delle famiglie, delle persone anziane, ha detto il Papa, devono testimoniare la forza dell'amore di Dio e rappresentano una grazia straordinaria per la vostra gente. Nel vostro impegno per gli emarginati, ha spiegato ancora il Papa, cercate nuovi modi di collaborazione con le autorità civili per il bene comune.